da qui partiva una seconda stazione della ferrovia Marmifera. Questo era il tracciato già iniziale della ferrovia Marmifera che andava sulle Carte. E a questo punto si radunano tutte le tre vallate, che sono tre vallate del Marmo, in questo unico punto, questa unica zona, via. Tutte le tre vallate confluiscono qui, hai punto proprio. Tutti i marmi del mondo sono passati da qua, da questo piccolo stretto, praticamente. Tutti i marmi del mondo. Che purtroppo, come i ponti attirano gli infelici, per amore o per lavoro o per tante altre cose, si suicidano. Tante persone si sono suicidate. Via. È uno dei primi camion. Più di 1000 camion al giorno transitano, eh? Quindi 1000 camion per 3-4 viaggi che fanno, 3-4000 volte, 4000 passaggi. Di bello c'è questa scultura, questo cavallo. Questo cavallo, E là, ve lo dico subito, c'è un presepe in marmo che ha realizzato un ex ferroviere della ferrovia Marmifera in pensione, che ora è novantenne. Da quando aveva 70 anni così ha iniziato a realizzare questo presepe con questo modo un po' naif, diciamo. Sì, sì. Dire. È un po' particolare. Non pensavo che arrivasse nessuno. Qui c'è un particolare che un signore, il suo padre, blocco dal monte, poi tagliato in più pezzi un'unica bancata. E praticamente con un unico motore e un contrappeso che dava la tensione al filo. E in ogni punto c'era l'operaio che qui versava la sabbia, acqua e sabbia, miscela di acqua e sabbia per dare il taglio. E da lì in poi, quindi, invece non c'è stato più l'esplosivo e quindi già si veniva la forma che hanno poi anche attuale delle cave con cui tutti questi parallelepipedi, che è la traccia da dove è stato estratto il marmo, il blocco di marmo. E l'evoluzione, appunto, il filo diamantato, allora qui già con un'unica macchinetta, però viene messa localmente un'unica viene chiamata macchinetta, ma praticamente è un macchinario di queste dimensioni che apporta una puleggia e che trascina un filo equilaterale. Allora qui la fase com'è? Prima si fanno un foro verticale, uno orizzontale in questo senso e uno orizzontale in quell'altro senso, poi si inserisce il filo e gli si fa fare il giro e lo si chiude ad anello. Una volta chiuso l'anello viene collegato su questa puleggia alla macchina che inizia a farlo girare, gli fanno un letto di fango e detriti. Poi dopo, per poterlo distaccare, prima di fare questa operazione devono inserire un cuscino, viene chiamato cuscino, che praticamente è una tipo una borsa dell'acqua calda di metallo di un metro per un metro di lato. E lì viene pompato dell'acqua a pressione, a pressione, questo si gonfia e distacca il blocco. E loro si crea lo spazio necessario per poter poi inserire la ruspa che lo spinge giù, sì. E viene ribaltata la bancata. Viene chiamata bancata, questo blocco qua enorme di marmo viene chiamata bancata. E dopodiché la bancata viene tagliata nei blocchi di dimensioni trasportabili con il camion. Qui si vede proprio l'operazione di taglio, che il filo va giù in questo foro e poi risale, è fatto il giro del marmo e risale qui al giro e quindi ha la velocità di 6 metri quadri l'ora il taglio. Quando là, poi magari torna in auge quel tipo di venatura particolare, sì. Allora inizia l'estrazione. Perché talvolta vengono un po' inquinate dal bianco e dal marmo che si filtra. Sempre che qui ora ci sarebbe una zona dove è aperta una cava romana. Non so se volete.
ce n'è andata la Lega anche scritta di qua nel mezzo. Sale sindaco dalla palla con la Lega. Riscoperto da ripulitura. Detrito che è bianco così ha dato sempre l'impressione da lontano che queste montagne fossero sempre nevate. Sì. E già lo dico, ieri l'ha detto lei, dice ma ha già nevicato. Però poi comunque dopo un po' che ha l'aria, è esposta l'aria, il detrito diventa scuro. Infatti le montagne sono scure, grazie a di marmo. Sì, sì. Perché il marmo a contatto con l'ossigeno dell'aria diventa, si ossida e diventa scuro. E c'è la alla vista del suo biancore. C'era alla vista la sua purezza. È come se si volesse nascondere. E infatti i blocchi vecchi, che sono qui da tantissimi anni, li diventa nero. E quella razza, siamo noi, e non credo di essere il solo. Che spesso e volentieri se lo pigliano il bocciolo. Ora che danno fervidi l'anima ai malfattori, dei padri miei lo sangue trasformo in lacrime in mergo d'ori. Ma io rimembro un tempo in cui furon di noi custodi, già sgretolava il mento, calcareo vento che il petto erode. Spacca la roccia bianca che sul tuo capo pende, manda un saluto all'inferno, in cava si sale, in miniera si scende. Urla di morte bianca che quattro soldi vale, mastica il paradiso, in miniera si scende, in cava si sale. Candido refrattario, cieco destino di bianca altura, quando lo dio del marmo dell'orizzonte darà premura alle creature in grembo di madre avvolte nella tormenta, del canto del demonio che inesorabile il cuor violenta, il cuor violenta. La roccia bianca che sul tuo capo pende, manda un saluto all'inferno, in cava si sale, in miniera si urla di morte bianca che quattro soldi vale, mastica il paradiso, in miniera si scende, in cava si sale. Thank you.
Калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя, калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка.